ci aspettiamo, speriamo, di trovare un punto di caduta, cioè un accordo su cui poter trovare la convergenza delle due parti, insomma, quindi il rispetto delle prerogative delle regioni che sinceramente nella prima stesura del decreto, come diciamo da settimane, non c'erano con la previsione dei navigator che si dovessero occupare di politiche attive. Quindi se riusciamo a trovare una soluzione che preservi le funzioni delle regioni e al contempo però risolva, diciamo, l'emergenza di questa fase del reddito di cittadinanza, bene, insomma. Però mi scusi, i termini stanno scadendo, domani c'è la conferenza unificata, sì, oggi vi incontrerete, tra oggi e domani mattina qualcosa deve uscire? Eh sì, tra oggi e domani mattina ho un parere positivo, un parere negativo. Ma il punto evidente di mediazione potrebbe essere quello di convenzioni con le regioni, certo, per certo regolare poi le varie competenze? Certo, certo. Però posso dire una cosa, perché non si è fatto prima? Sembra così ragionevole, no? Qual è il dubbio del Ministero? Non lo so, evidentemente insomma, si è approvato non si era ancora trovato un testo che tenesse insieme tutte queste cose. Proviamo, speriamo. Io so che a cosa noi non possiamo rinunciare come regioni, come avrà già detto il Presidente Toti. Adesso vediamo che cosa ci propone il Ministro.